Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Sojourn. Sono orgogliosissimo di portare questo titolo che su Steam uscirà nel 2020. Attualmente è in esclusiva temporale sull'Epic Store. È un gioco in italiano e costa 21,99€ sullo store di Epic. Allora, premetto due cose. Ci sono due cose che sto iniziando a tollerare sempre meno, ed è chi si indispettisce ogni gioco in inglese, ma questo è in italiano, quindi insomma non calcoliamo loro, e chi invece si offende quando dei giochi sono sullo store di Epic. Io li porto indistintamente, come ho sempre fatto, anche perché ritengo che Epic stia portando dei titoli veramente molto belli, tra tanti giochi, diciamo, tra cui anche Detroit Become Human, che erano esclusive PS4, Heavy Rain, Two Souls, Beyond Two Souls, insomma sta portando dei titoloni, e il fatto che gli sviluppatori siano spesso andati a dare l'esclusiva a loro mi fa pensare che forse il discorso introiti che Epic garantisce in maniera maggiore a Steam siano comunque, non gli facciano schifo, insomma se lavorano vogliono guadagnare di più, e quindi perché no? Io non ho nessun pregiudizio, è ovviamente uno store molto più acerbo di Steam, ma diamogli tempo. Comunque, quello che potrete notare rispetto a Steam è che se sfogliate il negozio, ecco, di Epic, troverete titoli validi ed è difficile che troviate spazzatura. Questo è un punto forte se vi va di andare a dare un'occhiata. Oggi siamo su Sojourn, appunto, e lo iniziamo, è un puzzle in prima persona, dove si va un pochino a sognare insieme. Vediamo un attimino anche com'è dal comparto grafico a quello sonoro. Guardando gli screen del gioco mi ha ricordato molto Rime, anche se il gioco è in prima persona. Ci godiamo l'introduzione e andiamo a vedere in che cosa consiste. Sono puzzle ambientali, sono 4 capitoli di questa avventura. E, tra l'altro, ho citato Rime perché graficamente me lo ricorda un pochino, anche se forse un pelino più definito. Iniziamo già a muoverci in prima persona. Guardate che bello. Adesso volevo dare un'occhiata insieme a voi alla grafica, che è in epica, quindi stiamo giocando al massimo del dettaglio. Il sonoro è molto bello, molto bello, molto l'atmosfera. Si sta illuminando tutto. La stanza ora dovrebbe essere completamente illuminata. Ok, andiamo avanti. Non so dirvi poi se effettivamente 21,99€ li valga. Ci sono altri giochi simili a questo che mi ispirano, ma in effetti mi ha sempre frenato il prezzo. Devono piacervi ovviamente gli enigmi, quei giochi che vi danno magari per certi aspetti anche una pace interiore. Apriamo gli occhi sperando di vedere ciò che esiste, ma scopriamo che il nostro mondo ci è alieno. Dicevo, ci danno comunque quel senso di rilassamento piuttosto che di immersività come Obduction. Infatti me lo ricorda tantissimo, almeno all'inizio, questa videata, perché i colori viola del deserto, insomma, di quei panorami mi ricordano tantissimo Obduction, che prende spunto comunque dai Mist. Qua c'è una statua di due con un bambino e un medaglione al collo. Ma comunque proseguiamo. Bello, tutto a cubi, tutte case fatte in questo modo particolare. Si può saltare, per chi, gli amanti del salto, insomma. E godetevi anche la musica. Che bello. C'è una scala. Quello mi ricorda un gioco per Commodore 64, la torre è fatta con quelle scale lì. Però questo è un mio problema. Insomma, non è deserto, è erba. Non possiamo finire giù. Non possiamo saltare giù, perché il gioco comunque non è un action. Però stiamo seguendo questi spiriti.
E andiamo a vedere. Ah, ok, giocano sempre questi bendati, giocano con i bambini. Guardate il bambino. Guardate che bella l'acqua. È uno stile simile a Shader. Cell Shader. Che sia un enigma? No, dovrebbe apparirsi. Sì, infatti. Mamma mia, ragazzi, che entra nella fiamma. Otterrai un potere speciale per entrare nel mondo oscuro. Va bene. Godiamoci per gli ultimi istanti questo ambiente così rilassante, così deserto, desolante, magari. E vediamo che cosa succede. So che la domanda è quanto dura il gioco. Onestamente non ve lo so dire, ma generalmente questi puzzle game non vi terranno lì per 15, 20, 30 ore. Inizia a muoverti per scoprire come consumi questo potere camminando in una direzione. Posso? Come faccio? Allora, inizia a muoverti in una direzione, vediamo. Io cammino. E poi finisce lì. Praticamente, probabilmente ci altera il paesaggio, magari. Eh sì, ci dà questo. Voglio guardare un attimo insieme a voi che cosa. Voglio vedere se mi cambia qualcosa andarci con questo potere in quella direzione. Ma vediamo. No, al momento sembra non alterare nulla, ma. Vediamo. Continuiamo a seguire questi fasci di luce e vediamo dove andiamo a finire. Il mondo come lo concepiamo all'inizio è un quadro dipinto con l'ignoto osservato dai nostri occhi. Bello anche il rumore delle porte che si aprono, delle porte che si chiudono. Vediamo. Sì, poi ovviamente come ho detto prima, richiama Obduction, richiama Mist, perché alla fine queste cose astratte non sono originalissime, non lo dirò mai che è originale, questa è un'ambientazione fatta in questo modo. Ecco qua, il bambino sembra essere sempre più grande. Abbiamo un altro potere, vediamo, probabilmente ci sarà qualcosa che comparirà usando questo potere. Infatti, vediamo, se io buttassi via questo potere, cosa succede? Cado. Ok. Guarda che bello anche la cascata, cioè ogni punto in cui andate a guardare c'è un dettaglio. Bello. Anche delle altre cascate. Sì, ovviamente il gioco inizia con puzzle semplici, ma. Oh. Qua dobbiamo andare di là. Ok, no. No. No, qua si può cadere invece. Qua si può cadere. Invece sì, si può cadere. Vabbè, cerchiamo di capire dove dobbiamo andare, perché prendendo questo potere. Di qua no. Di qua neanche. Ah, ok. C'è qualcosa da guardare lì. Ok. Scambia. Ok. Un po' anche alla portal, quindi. Sì, più o meno a grandi linee. Andiamo avanti.
Ovviamente, se qualcuno magari potrà pensare che sto parlando un po' poco per un video, in realtà non è un gioco dove... No, si può cadere, sì. Non è un gioco dove si parla di continuo, insomma, quindi vediamo un attimo che cosa posso fare, perché da qui secondo me non ce la faccio arrivare là. Devo scambiarmi qua. Vediamo se ho altro che posso puntare. No, direi di no. No, non c'è nulla che posso... Vabbè, intanto andiamo. Sicuramente non ce la facciamo e finiamo giù. Infatti, cerchiamo una soluzione a questo enigma a questo punto. Perché... Allora, sicuramente non ho guardato in basso, quindi magari qualcosina troviamo lì. O in alto, magari. Beh, è un bel enigma questo, perché devo arrivare qua. Ok, posso usare... Puoi spostare la statua. Scambiare non consuma il potere della fiamma. Ok. Allora, praticamente... Fai pensare, se io attivo sta cosa... Questa cosa compare soltanto quando io sono qui. Ma vediamo un po'. Arrivo lì. Ah, hai capito. Figo, posso... Ok, non avevo capito. Ok, posso muovermi dove voglio. Ok. E mi rimane ferma lì la statua per tornare nel posto dove ero. Ok, bell'enigma. Ok. Anche Talos Principle, ecco, un'altra cosa che potrebbe ricordare questo gioco. Allora, praticamente, se io prendessi... Ok, quello mi servirà come salvataggio per tornare qua. Quindi sicuramente qua devo tenermi un po' di carica per muovermi e ricaricare... Oh! No, non ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. Tac. Ok, dovrei farcela. E sti due maroni però, perché... Ok, torno qua, mi carico, torno qua e faccio l'ultimo pezzo di scale. Perfetto, direi che credo di avercela fatta. Spero non ci sia la sorpresa lì. No, ok, ce l'abbiamo fatta. Bello anche il secondo puzzle. Sì, non avete idea. A parte il fatto che comunque ho... Le cuffie e sto registrando, è un relax veramente figo. Allora, praticamente quando io passo qui, che cavolo succede? Io vado qui, ma non posso passare oltre. Apri la porta per passare. Io posso tornare qui. Non puoi scambiarti di posto con la statua qui, perché? Ok, voliamo giù. No, ci siamo salvati. Allora, quello mi sa. Allora, vediamo un po'. Vado lì. Poi mi scambio qui. Vado alla statua. Torno là. Ok, e vado. Ok, ce l'abbiamo fatta. Intuitivo e come Talos Principle, ecco, direi che lo identificherei più come un Talos per quanto riguarda il comunque la difficoltà crescente degli enigmi. Allora, in pratica io inizio adesso qua, vado qui. Dovrei tecnicamente aprire il cancello così.
però ho aperto il cancello che ce l'ho fatta, quindi da qui. No. Io muoio qui. Mannaggia, si può tornare solo lì. Ok. No, 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 no. Ok, l'ho svegliata. Ho svegliato la statua. Quindi. Ok, se io sono qui. Ok, adesso è qua che posso tornare indietro. Vediamo. Ok. Andiamo. Vado qui. Torno lì, perfetto, mi ricarico. Torno là. Devo ancora capire bene come funziona la meccanica qua della ricarica. Ok, no, fortunatamente sono tornato qui, ma purtroppo devo aprire di nuovo il portale. Quindi vediamo se mi funziona qua. O devo proprio metterci sopra la statua. Per avviarla. Allora, vediamo un po'. Attiviamo. Andiamo fin qua. Andiamo lì. Torniamo là. Andiamo su. 1, 2, 3. Ok. Vado là. Apro. Teoria. Dovrei aprire, no? Sì, infatti abbiamo aperto il portale. Mi aspetto comunque degli enigmi ancora più difficili andando avanti. Guarda che bella quella, sembra una torta quel palazzo lì. Inizia a diventare un pelino più complicato adesso. Perché qua dobbiamo attivare questo qui. Vediamo se funziona. Tac. Vai là. E la porta si è aperta. Ok. E mo dobbiamo passare quel ponte salta. No. Allora, la porta è aperta. Eh sì, perché se io sposto questa cosa, ok, si richiude, perfetto, quindi io non posso assolutamente, provo a tagliare. No, vediamo, non c'è la possibilità di scattare, quindi dovrei pensare a qualcosa di un po' più. E vado là, mi si richiude. Però potrei far così. Infatti. Ha girato l'enigma. E si va avanti. Bene, là in fondo sembra esserci. No, ok, si è generato tutto. Sembrava una porta un po' diversa, ma in realtà doveva ancora generarsi tutto. Allora, hanno portato il bambino dal saggio. Qua mi ricorda anche molto Inside, dove erano tutti molto inquadrati, molto ligi. In pratica qua gli stanno dando un medaglione come i genitori e gli stanno dando una benda. Poi questi giochi hanno sempre un non so che di filosofico. Magari non filosofico, però insomma qualche messaggio sotto nascosto. Ecco, era questa la porta che avevo visto, che era un pelino diversa dalle altre. Andiamo. Non c'è un enigma qui, sì, c'è un enigma. Ah, lì si suona. Questa strada per costruire i ponti interrotti vicini. È una. Ok, è una suoneria a tempo, quindi io posso.
ce la faccio. Ce la faccio. Non ce la faccio. Ah, mi lasciano passare, ok. Interessante perché non si può nemmeno. Non si può nemmeno viaggiare. Allora, io viaggio così. Dopodiché suono. Ok, ce l'ho fatta. Dovevo usare il potere dopo. Perfetto. Molto interessante. Beh, ma ragazzi, è derogante questa cosa. Ma veramente, perché non riesco più a smettere. Overture. Perché si gioca con la musica ora. Beh, ragazzi, io direi che abbiamo visto. Non voglio spoilerarvi poi oltre, perché poi magari potrebbero arrivare degli enigmi che mi andranno a bloccare per parecchio tempo. Qua c'è anche una porta da aprire. Quindi bisognerà capire come fare. Ah, sì, c'è quello, ok. Allora, praticamente, che cosa facciamo? Andiamo qui. Ci teletrasportiamo lì. Andiamo qua. Portiamo la statua qua. Tac. La molliamo lì. E così siamo aperti. Poi. Suono. Così all'ultimo. Che magari riusciamo a... No, mollarmi adesso. Ma poi è una menata che bisogna tornare su. No, niente ragazzi. Questo era Sojourner. Fatemi sapere che cosa ne pensate. 21,99€ su Epic Store. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi. Ciao ciao.